Beh, anch'io ringrazio per l'invito, diciamo improprio, nel senso che non sono un politico, sono un osservatore, mi sono limitato a fare qualche considerazione su questa interessante ripresa del tema del regionalismo che è riesplosa con l'iniziativa delle regioni settentrionali, molto sottovalutata all'inizio da tutti. Presa quasi sotto gamba, e invece si è rivelata, come io diciamo, pensavo già da subito, si è rivelata un grimaldello politico di estrema rilevanza, ben al di là del tema dell'autonomia differenziata delle regioni che l'hanno chiesta. Quindi io mi limiterò a fare qualche considerazione perché non ho, diciamo, non sono in grado di fare proposte che spettano ai politici e a tentare di attrarre la vostra attenzione su alcuni aspetti diciamo, politico-culturali del problema che stiamo trattando. La prima questione è questa. Quagliariello pone questo tema interessante, no, della crisi della Prima Repubblica come emerge dalla questione meridionale, crisi della Seconda come emerge dalla questione, scusate, il contrario, come emerge dalla questione meridionale adesso nel voto del 2018. E questo è certamente un'osservazione acuta, però io la completerei con diciamo una riflessione sulla differenza profonda di atteggiamento dell'opinione pubblica tra il nord, centro-nord e sud rispetto al tema del regionalismo, nel senso che mentre noi stiamo lamentando al sud un'evidente crisi del regionalismo, altrimenti non si spiegherebbe perché cominciamo a parlare di macro-regione e di assetti istituzionali diversi, questo non è vero per il centro-nord, nel senso che anzi il regionalismo diciamo, ha dimostrato un momento di vitalità e di popolarità abbastanza sorprendente nel voto del Veneto e della Lombardia, sorprendente per i numeri, per il consenso. Vuol dire che le popolazioni di queste regioni settentrionali considerano la regione diciamo, un livello di governo e di programmazione adeguato, vicino al territorio, talmente efficiente da dover essere rimpolpato con nuove funzioni, con nuovi strumenti da togliere allo Stato centrale. Cioè, se il Presidente della Regione Lombardia va in giro a dire che se si prende un pezzo di spesa pubblica che oggi fa Roma, i ministeri di Roma, le cose vanno meglio in Lombardia, questa è diciamo, un'affermazione creduta in Lombardia e devo dire creduta in Italia. Tutti siamo abbastanza convinti che se, diciamo così, la sanità o la scuola o la formazione se la gestiscono più i lombardi che un ministero di Roma, si perde meno spesa pubblica, lo crediamo tutti dentro di noi. Quindi vuol dire che, diciamo, l'idea del regionalismo è vissuta con una differente valutazione tra nord e sud, pur rimanendo in piedi il fatto che, secondo me, è sempre poco detto che in Italia, quando si cerca la data d'inizio dell'esplosione del debito pubblico, bisogna cercarla intorno alla nascita delle regioni, perché quello ha modificato profondamente, diciamo, il controllo sulla spesa, però le due parti del paese reagiscono, hanno reagito a questa ormai lunga esperienza di governo in maniera profondamente diversa. Segnalo un altro aspetto. Mentre il referendum qui abbiamo avuto due referendum che sono succeduti che hanno riguardato il regionalismo. Uno è il referendum di Renzi, diciamo, della riforma, che prevedeva praticamente lo smantellamento di tutto il titolo quinto, di tutta la riforma del centro-sinistra del titolo quinto, compresa la 116, cioè quello che hanno usato adesso le regioni settentrionali. È un forte accentramento a Roma delle funzioni concorrenti, su cui c'era potere concorrente tra regione e Stato. E quel referendum, certo, tutti sappiamo, è stato bocciato perché Renzi è antipatico, perché è un voto sul governo, però è stato bocciato. Quella ricentralizzazione, mentre invece un referendum a favore, diciamo, di una ulteriore devolution di poteri alle regioni, come quello del Veneto e della Lombardia, è stato approvato. Quindi abbiamo un'altra prova del fatto che, come dire, ci sono due velocità nel paese nel giudizio sul regionalismo. Questo perché è importante? Perché l'ho detto? Perché dimostra che
qualsiasi discorso che voglia rimettere il sud al centro, e anzi aggiungo un'altra cosa che stavo dimenticando, che è vero che nel voto politico c'è stata l'emergere della questione meridionale, perché il risultato è stato clamoroso, ma è anche vero che questo è avvenuto solo al sud, cioè solo il sud nel voto politico ha scelto di mettersi contro, diciamo così, le classi dirigenti. Mentre invece nel nord Italia, nel centro nord, sostanzialmente i rapporti di forza che si sono espressi nel 2018 sono più o meno quelli precedenti, che conferma ancora una volta che, diciamo, nel comportamento elettorale dell'elettorato del centro nord c'è un giudizio completamente diverso delle classi dirigenti. Basti guardare il fatto che mentre al sud nelle regioni c'è stata un'alternanza frenetica tra centrodestra e centrosinistra durante la Seconda Repubblica, invece al nord abbiamo avuto periodi molto più lunghi di dominio politico, di governo politico di una parte, il che vuol dire che anche lì non si mettevano all'opposizione del potere, ma anzi lo hanno approvato più volte. Perché dico tutto questo? Perché è la prova, secondo me, del fatto che qualsiasi discorso che voglia rimettere il tema del Mezzogiorno al centro del dibattito nazionale non può che partire da un riconoscimento di un sostanziale fallimento storico delle classi dirigenti meridionali. Cioè, io, diciamo, essendo un meridionale, naturalmente questa cosa la dico sempre con un minimo di tremore, perché può essere, diciamo, fraintesa per diciamo una captatio benevolenza nei confronti del nord, però questo è un dato di fatto, è un dato di fatto, diciamo, presente nell'opinione pubblica, se tutti i dati che ci siamo detti prima sono veri. E del resto, se oggi torna in discussione la proposta dell'intervento straordinario, vuol dire che c'è un, diciamo, un giudizio autocritico su come in questi 20-30 anni la spesa pubblica è stata utilizzata, l'efficienza e la produttività con cui la spesa pubblica destinata al Mezzogiorno, che non è stata poca, sia quella, diciamo, spesa pubblica nazionale sia quella, diciamo, europea dei fondi, è stata trasformata in crescita e sviluppo, o in welfare anche, o anche in assistenza nel Mezzogiorno. Quindi questo è il primo punto. Ecco perché io trovo convincente la proposta di Magna Carta e della Fondazione Craxi, perché parte da questa constatazione e propone una risposta del tutto innovativa, cioè dice: per rimettere al centro il Mezzogiorno noi dobbiamo cambiare politica, cioè non proseguire le politiche fatte finora, avere anche il coraggio di individuare degli assetti amministrativi e di governo completamente diversi dal passato, e quindi, diciamo, implicitamente riconoscere che le cose vanno cambiate. Da questo punto di vista io trovo molto positivi due punti della proposta che stiamo discutendo. Il primo è il recupero delle province, perché le province, soprattutto al sud, che, diciamo, è un territorio anche diverso, è un territorio più lungo, più lontano. Voi sapete che la provincia nacque, la divisione delle province nacque con l'idea che ogni cittadino doveva poter raggiungere il capoluogo con non più di un giorno di cammino o di cavallo, perché c'ha un senso la provincia, cioè avvicinare il potere pubblico il più possibile al cittadino, il più possibile è quello, cioè in un giorno ci devo poter arrivare a Napoli o a Reggio Calabria. Quindi questa cosa ha un fondamento enorme, cioè non si può immaginare un sistema di amministrazione del territorio che escluda questo ente intermedio. Che cosa c'è se non c'è la provincia? C'è una classe politica diciamo regionale, eletta con le preferenze, sappiamo come, e così via. Tra l'altro le province avevano anche il vantaggio di avere un sistema elettorale un pochino più razionale, ragionevole, moderno da molti punti di vista. Quindi questo è un primo punto fondamentale, riavvicinare l'amministrazione, il potere pubblico al cittadino e anche alcune funzioni, perché sappiamo benissimo che sul piano soprattutto della viabilità e delle scuole questa strana castrazione delle province, per cui sono rimaste in piedi ma senza una lira e senza più capacità, nessuna capacità, è stata una delle grandi, dei tanti, diciamo, grandi insuccessi del centrosinistra, quando se ne inventa una tanto per inventarsela. E infine l'ultima cosa che volevo dire è la dimensione della macro regione, perché io vi sfido a trovare un solo problema del Mezzogiorno che non sia meridionale.
cioè che si possa dire beh questo si può risolvere in Puglia, cioè non esiste un solo, mentre è vero tante volte nel nord Italia, no? È vero per esempio per il Veneto, è vero per la Lombardia, anche dal punto di vista della viabilità, no? Non c'è neanche un solo problema, per esempio, di viabilità del Mezzogiorno che non sia meridionale, cioè che non sia di più regioni insieme. Quindi, seppure come obiettivo finale di una trasformazione che diciamo passa per i quattro step che voi avete indicato, questa prospettiva finale della macroregione è intelligente dal punto di vista, diciamo così, della gestione del livello di governo, è moderna perché risponde a una esigenza oggettiva e ha anche una sua forza comunicativa, culturale, perché comunque vuol dire che esiste un Mezzogiorno. Uno dei più grandi errori della cultura meridionalista di questi anni è stata quella di cedere all'idea che non c'era più un Mezzogiorno, ma ormai erano tanti Mezzogiorni, che non si può paragonare, cosa vera ovviamente, alla provincia di Napoli con la provincia di Foggia, che sono realtà industriali, tutte cose vere, ma così si è affievolito, diciamo, si è distrutto nel paese e perfino tra i cittadini meridionali l'idea che invece esiste una dimensione meridionale e dunque una questione meridionale. Quindi questa idea della macroregione ha anche questa forza di comunicazione di rimettere sul piatto la discussione su una questione meridionale, non la questione, diciamo così, solo pugliese, calabrese, o che poi non esiste manco una questione calabrese, esiste la questione poi allora di Reggio Calabria, di Catanzaro, cioè accettare questa frammentazione del dibattito per il Mezzogiorno secondo me è stato un errore che va, come dire, rimediato. Grazie.